vorrei stringere i tempi e ridurre all'essenziale questa chiacchierata sugli Stati Uniti d'Europa, che vi può sembrare un'assurdità coi tempi che corrono, ma di cui vorrei in questa occasione mettervi davanti le difficoltà di realizzazione, che non sono solo quelle contingenti, legate oggi alla presenza in tutta Europa di movimenti politici, ma di atteggiamenti dell'opinione pubblica spesso scettici a dir poco verso l'Europa. È una lunga storia di cui a volte ci dimentichiamo e vi vorrei tuttavia, in conclusione, anche mettere davanti le prospettive che non sono affatto negative in realtà e quanto giochi il cambio delle generazioni negli atteggiamenti sull'Europa. Ecco, se prendendola un po' alla lunga, ma è inevitabile prenderla alla lunga, diffidate di coloro che nella storia vedono solo un passato da cancellare. Di solito sono quelli che non la conoscono e questa per loro è la soluzione migliore. In realtà nella storia ci sono molte ragioni delle questioni che ci troviamo davanti oggi. E quindi fare gli Stati Uniti d'Europa non è come fare gli Stati Uniti d'America, o fare la Federazione Australiana o la stessa Federazione Canadese, perché in realtà noi abbiamo alle spalle una storia e se volete anche una geografia che crea in questo contesto che chiamiamo Europa una antinomia che c'è, con la quale non possiamo non fare i conti, tra le diversità che abbiamo cresciuto in questo continente e nelle quali noi siamo cresciuti e i fili comuni che tra queste diversità si sono venuti creando nella storia che ci permettono di definirci europei. Ma nella nostra realtà storica ed attuale convivono le diversità e i fili comuni. I fili comuni che sono fili dati prevalentemente dalla cultura, dati, credo che ne abbiamo già parlato, insomma, questi monaci che nel Medioevo giravano da un convento all'altro. Questi professori che giravano da un'università all'altra hanno creato una cultura europea fondata sugli stessi principi di diritto, fondata sulla stessa visione religiosa, se non sempre sulla stessa religione, fondata. Gli architetti italiani nella storia li trovate ovunque e creano uno stile comune. In ciò che gli scalpellini lasciarono al tempo dell'adozione della Magna Carta in Inghilterra, sono state riconosciute le mani italiane e quindi questi portavano questo modo italiano di lavorare, tant'è vero che l'italiano è stato per secoli la lingua dell'arte. Ecco, questa cultura, questa civiltà comune europea c'è stata. Federico Chabod scriveva che ha generato stili di vita comuni tra gli europei, ha creato una situazione per cui nessun europeo si sente in esilio in un altro paese europeo. Questo c'è, ma allo stesso tempo c'è che questo unisce delle comunità che stanno anche per ragioni orografiche separate dalle altre, che sviluppano tradizioni proprie, che sviluppano lingue proprie. Rifletteteci, abbiamo una cultura comune
e abbiamo oltre 20 lingue in questo continente, e le lingue si formano se le comunità vivono l'una separata dall'altra, e io e lei impariamo ad intenderci parlando un certo linguaggio, loro due si intendono parlandone un altro, e siamo europei, quindi c'è qualcosa nelle nostre diversità. E questo è il punto. Quando si è uniti e allo stesso tempo diversi, dipende da tanti fattori se queste diversità tenderanno o riusciranno a comporsi o tenderanno invece a contrapporsi. Nella nostra storia, da quando la maggior parte di queste comunità si sono riconosciute in stati nazionali diversi, la Spagna, l'Inghilterra, a suo tempo sarebbe arrivata l'Italia, ma insomma il Granducato di Toscana, il Regno delle Due Sicilie, l'Impero Austro-Ungarico, Portogallo e così via, e la tendenza a contrapporsi ha inesorabilmente avuto la prevalenza, anche perché gli stati erano intrisi della ideologia dell'assolutezza del proprio potere di ciascuno sul proprio territorio, e quindi se c'era un conflitto, il conflitto era armato con gli altri stati, non era altrimenti composto. Questo non ha cancellato la cultura comune, non ha cancellato l'aspirazione alla unità europea, e tuttavia per decenni, dalla fine del XIX secolo all'inizio del XX, non ci si è riusciti. La guerra mondiale, la prima guerra mondiale, aveva creato un clima simile a quello che ritroveremo dopo la seconda, e gli europeisti avevano già preparato progetti concreti di realizzazione dell'unità europea, non se ne fece nulla. Ci volle la tragedia senza precedenti della seconda guerra mondiale per schiodare la maggior forza degli stati, per schiodare la difficoltà delle nostre diversità a comporsi. I milioni di morti, la Shoah. Ecco, l'idea che non fosse più ripetibile quello che era accaduto fu determinante. E fu quindi la forza, io l'ho scritto una volta, la forza dell'orrore più forte della forza degli stati a dare la spinta al processo di integrazione. I padri fondatori ebbero la forza, notate, neanche di fare una federazione subito, ma di avviare un processo di integrazione contando, come disse Schumann il 9 maggio del 50, su una solidarietà tra gli europei che sarebbe cresciuta. Ma lo stesso modo in cui questo processo avvenne vi testimonia che i termini dell'antinomia erano lì, c'erano ancora gli stati, avevano ciascuno la propria identità. Ma in quel momento contrapporre queste identità anziché comporle era disumano, e questo dette la spinta al processo di integrazione europea che per alcuni decenni riuscì a progredire e a far pian piano emergere e rafforzare fra di loro i fili comuni che davano al tessuto dell'identità europea, dei principi europei, del diritto europeo, la forza di cui c'era bisogno per poter parlare di una forma in qualche modo di governo europeo.
mai gli stati, mai le diversità nazionali erano scomparse e mai si era pensato di farle scomparire, notate, mai. Se voi leggete Spinelli, quello che lui scrive ed è ritenuto giustamente il padre del federalismo europeo del XX secolo, lui indica ciò che è essenziale che le istituzioni europee facciano sul terreno economico, sul terreno della politica estera, sul terreno militare, sul terreno della protezione sociale, ma aggiunge tutto il resto continueranno a farlo gli stati a loro genio, usa proprio questa formula, a loro genio. Quindi ci si aspettava che cosa? Di trasferire all'Unione, alla comunità, allora i poteri necessari a creare questa unità economica del mercato comune, far nascere di lì una prospettiva anche ulteriore, ma soprattutto rivolta ad impedire che gli stati disponessero ancora di un potere militare utilizzabile contro gli altri stati europei. Possiamo dire che questo è stato fatto, che la pace tra gli europei è di sicuro garantita, ma la pace contro la guerra, non la convergenza sempre verso obiettivi comuni. Voi cominciate ad accorgervi, negli anni in cui le cose cominciano ad andar male, che è dopo l'inizio di questo secolo, quando c'è chi ha più debiti e chi ne ha di meno, quando c'è chi è più ricco e chi ha meno risorse, quando ci si accorge che non c'è una totale convergenza fra di noi e alcuni di noi possono trovarsi in stato di bisogno. I greci, gli stessi italiani che sono in grado di ripagare il loro debito, ma li si vede con un debito che continua a crescere anno dopo anno. Poi viene proprio la grande crisi e altri paesi finiscono indebitati, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda. Alcuni ci si chiede, abbiamo tutti l'euro, nell'interesse comune, creiamo degli strumenti comuni per contrastare questi dislivelli, queste differenze. Immediatamente viene fuori la differenza. I paesi del nord diffidano di qualunque strumento che abbia come possibile effetto quello di scaricare i debiti altrui sui loro contribuenti. Le difficoltà che cominciamo ad affrontare e a non condividere interamente vanno a carico della solidarietà che in precedenza avevamo raggiunto, la riducono e creano, se non ostilità, almeno scarsa fiducia e poca disponibilità a collaborare. Notate, nel frattempo c'è stato un cambio generazionale. I padri fondatori, quelli che mettevano al di sopra di tutto comunque l'interesse europeo, perché dobbiamo tenerle sì le nostre diversità, ma evitare che tornino nuovamente a divaricarsi, questa generazione non c'è più. Arrivano altri che hanno due caratteristiche, che poi molti di voi in realtà condividono, non i più vecchi come me che risalgono alla prima generazione, cresciuti in un'Europa che c'è già, di cui non percepiscono interamente il valore perché non hanno né nella mente né nell'anima la differenza con la non Europa, non l'hanno mai vissuta la non Europa. Non hanno mai avuto modo di
essere terrorizzati dalle conseguenze della non Europa. L'Europa c'è, alla fin fine potrebbe nascere, potrebbe anche non esserci. Questa generazione è la generazione che conta, poi chi va al potere appartiene a tutte le generazioni e le sue scelte sono spiegate in genere più da opportunismo politico che dal fatto generazionale. Potete avere trentenni che si comportano come ottantenni e ottantenni che sono pronti a comportarsi come ventenni, questo ça va sans dire. Fatto sta idea, ecco che comincia un fenomeno di desolidarizzazione che si trova poi alle prese con fatti nuovi, forse più inattesi di quanto non avrebbe dovuto essere, che sono quelli che chiamiamo gli effetti della globalizzazione. Quindi non soltanto gli effetti del debito mio contro qualcosa d'altro, eccetera, ma anche quel fenomeno che ormai tutti abbiamo imparato a decifrare e a riconoscere, per cui in una economia globalizzata che libera il mondo dalla buona parte della precedente povertà, che riduce nell'insieme del globo il numero delle persone che vivevano sotto il livello di povertà da oltre 2 miliardi a 800 milioni, quindi un risultato positivo gigantesco, tuttavia proprio lo sviluppo di chi non era sviluppato in precedenza porta delle conseguenze negative nei paesi che erano già sviluppati, perché porta via lavoro, porta via posti di lavoro, porta via livelli retributivi, per cui ora se il lavoro te lo danno anche qui è più vicino al salario cinese che a quello americano. E allora si crea grande sfiducia, grande scontento e si ha la percezione che chi ci difende noi? Chi è che ci difende? Chi è che si occupa di noi? Ora qui si aprirebbe un altro capitolo che non ho il tempo di aprire, perché l'accusa che viene fatta soprattutto ai partiti che rappresentavano storicamente i ceti più deboli è: voi non ve ne siete neanche accorti. Può darsi che ci sia chi non se ne è accorto. Io ricordo me stesso ed altri discutere in un seminario della CISL dei tardi anni 90 nel centro studi CISL di Firenze, di Fiesole, quando questa onda della globalizzazione si sarebbe assestata su livelli salariali accettabili dall'una e dall'altra parte. Ci se n'era accorti. Ciò che non è stato fatto è che non è stato fatto nulla, che si è rimasti in qualche modo paralizzati, come se il mercato da solo dovesse poi portare al riequilibrio, prima o poi. Ma se il prima o poi è un prima o poi non di mesi, ma di anni, di decenni, il destino di milioni di persone cambia. Si passa dall'essere ceto medio alla fascia di povertà, si passa dall'essere operai ben retribuiti a persone a caccia di un reddito qualsiasi quando finisce l'indennità di disoccupazione. Chi ci difende? Non l'Europa. E allora, visto che tutto questo viene dalla globalizzazione, che ci difenda il nostro Stato. E ci si rivolge allo Stato perché provveda, perché faccia qualcosa, perché impedisca a questa onda malefica alla quale si sommerà l'onda dell'immigrazione a un certo punto, che sarà tanto più sgradita quanto meno saranno le opportunità di lavoro ripartibili
tra gli indigeni e i nuovi arrivati, lo Stato si chiuda a quest'onda. È vista con un certo sprezzo e con una qualche puzza al naso questa reazione mi difenda lo Stato da molti. È un errore vederla con la puzza al naso, perché è autentico, è sacrosanto il sentimento di rivolta di queste persone che cercano un modo per essere difese. Altro è chi è, diciamo, alla radice di questa spinta, altro è chi la sfrutta politicamente per trarne conseguenze diverse. Fatto sta idea che abbiamo un cambiamento forte proprio della struttura socio-economica dei nostri paesi ed abbiamo un cambiamento ancora più forte dei nostri sistemi politici, che a volte sta nascosto sotto un'apparenza rimasta uguale. Gli Stati Uniti, uno può dire, prima erano democratici, ora sono repubblicani, come è sempre accaduto, ma altro è il Partito Repubblicano, come era prima, altro è ciò che sta intorno a Donald Trump, che, essendo un appartenente all'establishment, è riuscito a farsi portatore del sentimento anti dei perdenti degli Stati Uniti, promettendo loro che le miniere sarebbero state riaperte anche nel Kentucky, che le merci straniere le avremmo fermate con i dazi per salvare in primo luogo il lavoro americano. In altri paesi questo sentimento anti, che è un sentimento in principio anti-europeo e poi anti-establishment, perché l'establishment di prima non mi ha difeso, quindi io ce l'ho con l'Europa che è una porta aperta verso il mondo e ce l'ho con chi ha governato finora e ha tenuto questa porta sempre aperta. Quindi sentimento anche anti-establishment che genera movimenti nuovi che in taluni paesi come l'Italia riescono ad arrivare addirittura alla maggioranza. Nuova essendo in Italia la stessa Lega Nord che, avendo perso il Nord nel nome ed essendo diventata una formazione nazionale, è molto diversa da come era prima. Allora, ecco, questo è il quadro in cui siamo oggi. Arrivo io bel bello e dico: facciamo gli Stati Uniti d'Europa. Ecco, voi probabilmente solo per il rispetto dell'età evitate di prendermi a pernacchie, ma altrimenti forse lo fareste, sbagliereste, vi dico perché. Intanto i sovranisti che sono cresciuti in diversi paesi sono nella strutturale impossibilità di allearsi fra di loro. Gli stati nazionali che hanno un ruolo e non lo perderanno, un loro ruolo, non sono in grado di risolvere tutti i problemi che abbiamo. Perché gli Stati Uniti, che sono un grande protagonista anche fisicamente del mondo, e insomma, se si chiudono è qualcosa per il mondo. In Europa noi ci rendiamo conto che o lo facciamo a dimensione europea o ricaviamo veramente poco e spaventiamo poco, influiamo poco. Del resto sono i sovranisti italiani che, combattendo l'immigrazione, dicono che cosa? L'Europa deve fare di più.
chiedono che cosa? Che il Mediterraneo sia considerato come è un confine europeo, non è il confine di nessun paese, perché dal Mediterraneo si entra in Europa. E questa è la richiesta continua. E sul tema dei bilanci è la stessa cosa, si vorrebbe che l'Europa contribuisse di più all'economia dei paesi che hanno un bilancio in difficoltà. Non parliamo poi dell'ambiente, al quale all'origine i sovranisti non avevano pensato, ma che i nostri giovani giustamente stanno ponendo al centro dell'attenzione, perché col cambiamento climatico e i disastri che si attendono nei prossimi decenni, se non si fa nulla, stanno portando questo tema in vetta all'ordine del giorno. E qui è Europa, non è nessuno Stato nazionale. Abbiamo imparato da piccoli che le piogge acide conoscono i confini ancora meno della criminalità e del mercato economico globalizzato. Il clima non è materia per gli Stati nazionali. Ora voi capite che non è possibile un'alleanza sovranista per risolvere, così come a loro va bene, questi problemi, perché se sono sovranisti ciascuno è portatore dell'interesse del proprio Stato, che può essere contro quello dell'altro. Infatti provate a trovare un'intesa sulle richieste che l'Italia fa all'Europa in materia di bilancio con i sovranisti finlandesi o anche austriaci. Questi dicono: no, il tuo bilancio te lo vedi da solo. E in materia di immigrazione. L'amico Orban è uno: sì, sì, tu hai ragione, ma qua non ce ne mandi neanche uno, perché in Ungheria noi non li vogliamo. E quindi non è possibile. Cioè la dimensione dei problemi porta necessariamente alla ricerca di soluzioni europee che, se ci pensate, hanno tutta la naturale credibilità delle soluzioni possibili di fronte alla dimensione dei problemi che volete risolvere. Quand'anche voleste adottare la politica di Donald Trump, che vi fa simpatia, voi i dazi contro i prodotti cinesi o li mettete a livello europeo o la Cina ci ride sopra. Perché appunto è così. Uno non, in Lombardia non può chiudere Bergamo sperando che la Lombardia sia parimenti chiusa. Chiude Bergamo. Bergamo rimane senza prodotti cinesi e tutto intorno ci sono. Cioè questo è il punto. Ora, il vero tema, e qui mi avvio a concludere, è quello di restaurare la fiducia fra di noi. E questo è il punto, perché tutto è nato da quando noi italiani abbiamo perso la fiducia nella possibilità che altri ci dia una mano per le cose che ci interessano. Gli altri non hanno fiducia in noi, diciamo la verità, se vogliamo proprio parlare italiano, perché temono che se ci danno fino qua, noi poi li portiamo via fino qua. Questo è esattamente quello che si pensa di noi in Europa. Questo è esattamente quello che... E quindi qua c'è un problema di vedere riconosciute le proprie diversità, più magari di quanto si sia fatto finora, l'accusa all'Europa di un eccesso di uniformità non è un'accusa infondata. Si possono stabilire più cose riconoscendo ciascuno le regole dell'altro.
si deve tener conto di caratteristiche nazionali, per cui io una decisione europea che, come è accaduto nella Federazione degli Stati Uniti, dicesse che il matrimonio non è riservato agli eterosessuali, io avrei dei dubbi, perché questo mi farebbe chiudere la Polonia, a cui io devo dare il tempo di entrare culturalmente in Europa. E per la Polonia ci vuole ancora un po' di tempo. E quindi qui che ciascuno dei paesi adotti la soluzione che ritiene più appropriata. Ciascuna comunità, in base alla propria sensibilità. Allo stesso tempo, se vogliamo dare autorevolezza alle istituzioni europee, gli dobbiamo dare più poteri in alcune materie fondamentali. Solo così la gente le prende sul serio. Guardate, io non ho mai preso troppo sul serio la storia, le istituzioni europee sono lontane. Sì, che vuol dire le istituzioni europee sono lontane? Perché nelle grandi federazioni Washington è più vicina all'Alabama di quanto Bruxelles lo sia alla Calabria. Non è questo il punto. Ma dall'Alabama guardano a Washington, perché a Washington si prendono le decisioni che contano di più. Date al Parlamento europeo il potere di tassare e di detassare, e vi accorgerete l'attenzione che desterà nei cittadini europei, il cui reddito verrà anche a dipendere da queste decisioni. Date agli organi dell'esecutivo il potere di prendere decisioni. Fate il confronto tra il Consiglio europeo, questa specie di dieta polacca fatti da capi di Stato e di Governo che lì dentro cercano ciascuno il proprio interesse o di danneggiarlo il meno possibile, e la Banca Centrale Europea, a cui è stato dato il potere di decidere. E quindi un bel giorno il suo presidente disse: noi tuteleremo l'euro whatever it takes, qualunque cosa serva fare. E bastò questo perché i mercati si fermassero, perché sapevano che aveva il potere di fare ciò che diceva. Questi dicono molto, ma uniti non hanno il potere di fare quasi nulla di quello che dicono, perché poi viene tutto rimesso, quello che conta, ai singoli Stati membri. Questa è la strada. Verrà adottata domani? Io non credo. Ci vorrà del tempo. Ma basta che cambi generazione e il tempo dell'europeismo tornerà. Vi ho detto che tutti questi pasticci sono accaduti negli anni in cui le generazioni dominanti sono state le generazioni di mezzo, le generazioni adulte, ma non vecchie abbastanza da avere dentro di sé il vecchio europeismo. Ora stanno arrivando generazioni che dentro di sé non hanno quel vecchio europeismo, quello nasce solo dalla memoria dei propri morti, e questa memoria è morta con coloro che l'avevano dentro di sé. Ma i giovani hanno avuto una formazione europea. Hanno studiato a partire dalle scuole elementari in un ambiente non più nazionale, in un ambiente aperto ad altri bambini di altre religioni, di altre etnie, che parlavano altre lingue, che cantavano altre canzoni. Sono cresciuti andando in giro,
se erano studenti universitari hanno fatto l'Erasmus, se non lo erano si sono presi la carta ferroviaria che li ha fatti andare spendendo sempre la stessa valuta, l'euro, nelle città più diverse che per loro fanno parte di un unico contesto. Sono europeisti di formazione. Ed ecco che allora, se guardate le cose da questo punto di vista, che io alla mia età non ho difficoltà a guardare perché insomma ne ho viste passare di generazioni, compresa la mia, allora vi accorgete che ci fu una grande stagione di europeismo segnata dalla memoria dell'orrore, che è seguita una stagione di aeuropeismo facilmente preda degli anti-europeisti, ed è una fase che stiamo vivendo ora. Sta per finire, stanno per arrivare giovani che non ci pensano neanche lontanamente alla possibilità che il loro destino, che poi identificano nel destino del pianeta, quello che potrebbe essere non più vivibile per chi dovrà vivere il 2050, che questo destino sia nelle mani degli stati nazionali. Proprio è per loro impensabile. E allora recupereranno ciò che si dovrà e si potrà fare a livello europeo. Molti di noi non lo vedranno, ma fanno bene a crederci, a parte il fatto che la televisione ha dato notizia ieri sera che gli ultracentenari in Italia sono passati da 11.000 a 14.000 e crescono esponenzialmente. Dico ai maschietti come me, pare che il 90% di loro siano donne. Quindi, signore, voi lo vivrete il 2050, noi speriamo che sia meglio. Allora, ora ci abbiamo tempo non più di 12 minuti per tre domande non particolarmente lunghe, però non c'è relazione senza dibattito, questa regola la dobbiamo rispettare. Se ci sono alcuni che, se poi volete vedere il film subito, lo vediamo, ma 30 secondi per qualche domanda. Ok. Buonasera Presidente. È l'unico modo di aprire queste bottiglie, finché ho i denti lo faccio, quando non li avrò più. Scusi. Prego, prego. La lascio bere. Ma io prego. Sento anche se bevo. Volevo dire questo, lei ci ha dato una parola di speranza nelle ultime parole che ha detto, riferendosi alle nuove generazioni e che quindi potrebbero cambiare l'opinione di queste nuove generazioni. Queste nuove generazioni potrebbero cambiare l'opinione verso l'Europa. Ma quelli che oggi votano i sovranisti non sono i giovani? Attenzione, quando si parla di queste cose si parla in termini aggregati e in termini disaggregati si trova tutto il contrario di tutto. Tra gli esponenti del sovranismo non solo italiano ma anche austriaco ci sono giovanotti e giovanotte tra i 30 e i 40 anni. Però se lei si guarda con cura le statistiche sulla opinione verso l'Europa che fornisce Eurobarometro su tutti i nostri paesi con tutte le classi di età, lei vede che nelle fasce sotto i 35 anni il filo europeismo è molto superiore di quanto non è per le fasce superiori. E c'è sempre una differenza tra i giovani che hanno studiato e quelli che non hanno studiato, con i primi che sono più europeisti. Ma tenendo conto di tutto questo, è ragionevole aspettarsi che il futuro,
quando saranno queste generazioni a prenderlo in mano, diventi più europeista di quanto non lo è ora. Ecco, questa è un'aspettativa ragionevole, ma non è deterministica, è un'aspettativa ragionevole che va anche coltivata naturalmente, perché nulla accade o accadrà se non c'è chi concorre a farlo accadere. Ecco. Quindi io le ho dato una speranza, ma non è il Viagra dell'europeismo che asserisce di dare risultati garantiti, ma anche quello poi può portare alla fine. Ecco. E beh, non l'hanno vista, l'hanno dato là. Beh, dopo ci si torna. Sì, brevemente. La chiamo professore perché questa è una lezione. Cosa ne pensa delle differenze salariali attualmente esistenti? Soprattutto perché l'Italia è contraddistinta, diciamo, da una separazione strutturale dell'economia nelle due regioni, nord, diciamo, e sud. Questo succede anche in altri paesi, perché la stessa Germania ha un nord che è analogo al nostro sud e viceversa. Prima questa. Seconda, c'è un'ipotesi di allargamento della comunità a paesi di area culturale islamica. E questo, vista anche la situazione strutturale di queste relazioni, potrebbe diventare un problema, non per aspetti spiccatamente religiosi, al contrario, per tradizioni. Quindi la forza di condurre questo scambio deve essere veramente ad alto livello, deve essere, non so pare come definirla, impressiona. Grazie. Allora, rapidamente, le differenze salariali, sa, sono inesorabilmente legate ai livelli di produttività. Se noi in via generale in Italia abbiamo salari più bassi che non in Germania, dovrebbe essere l'occasione finalmente per accorgerci che la responsabilità dei nostri guai non è della Germania o dei finlandesi che non vogliono pagare il nostro debito, ma è delle inefficienze nazionali che da oltre 20 anni ci teniamo e non vogliamo, riusciamo, siamo in grado di rimuovere. E qui si aprirebbe un'altra storia, ma la conosciamo. Lo sappiamo che il nostro è un sistema non produttivo, non sufficientemente produttivo. Poi ci sono le differenze interne che fanno capo allo stesso problema, che ci sono, che se vengono teorizzate provocano reazioni negative, le gabbie salariali non si teorizzano, ma di fatto i salari seguono l'andamento della produttività. L'unica prospettiva che io vedo di ingresso di paesi in parte islamici nell'Unione Europea riguarda i Balcani. Io sono un vecchio tutore dei Balcani occidentali, povere creature, 24 milioni di esseri umani schiacciati in un enclave tra paesi che già fanno parte dell'Unione Europea e l'Adriatico, che li separa da noi. Sono dei disgraziati, proprio. Fanno anche cose che non dovrebbero, ma insomma l'Albania è islamica quanto la maggior parte degli italiani sono cattolici, non particolarmente praticanti, mentre lo sono un poco di più i bosniaci, però è una comunità piccola che fa parte di un paese che dovrebbe al suo interno omogeneizzarsi tra cattolici, ortodossi e musulmani. Non esiste un problema. Il problema degli 80 milioni di musulmani che da un giorno all'altro entrano in Europa, non entro nell'argomento su cui forse ho idee diverse dalle sue, ma questo problema ci sta pensando Erdogan a trasferirlo in un futuro chissà quanto lontano. C'era una domanda qua, forse l'ultima.
tutti maschi e le signore tanto campano fino al 2050, che gli importa? Sì. Uniformità fiscale. Io personalmente, come ha detto? Uniformità fiscale in sì. Europa, che io personalmente ritengo sia il provvedimento più importante e più urgente per uniformare i paesi europei. La vedo molto lontana, perché gli interessi nazionali, tanto per citare Irlanda e Olanda, per dirne due, ma ce ne sono altri, renderanno la cosa estremamente lunga e difficile. Lei cosa ne pensa? È una cosa estremamente lunga e difficile, ma fattibile. È tra quelle che ho detto la più difficile. Devo dire la verità che la presenza dei big tech e quindi questa assurdità di Apple che porta tutti i suoi profitti fatti in Europa e in Irlanda ha finito già per provocare la reazione della Commissione, che ha detto questo io lo tratto come un aiuto di Stato e i 12 miliardi sono risaltati fuori. Cioè sta già succedendo qualcosa che rende difficile occultare in un singolo paese entrate che si sono formate in una pluralità di paesi europei rispetto al passato, quando l'Irlanda era uno dei paradisi fiscali di cantanti, professionisti ed altri che passandoci 6 mesi e un giorno avevano un trattamento fiscale opposto a quello che è. Rispetto a quel tempo ora stanno crescendo i giganti del mercato globalizzato che non si acchiappano più da un singolo paese, anche se loro tentano di scaricarsi. E questo provoca una reazione di dire no, allora tutti. E allora se tutti si può fare insieme a livello europeo. Insomma, può darsi che accada, non è detto che accada presto. Io chiuderei qua, vi ringrazio dell'attenzione dedicata all'Europa.